Andiamo avanti con la descrizione della vettura. La sospensione mantengono lo stesso schema della quadrifoglio con il doppio triangolo semivirtuale anteriore e il multilink posteriore, ma non posso parlarvi di sospensione senza parlarvi delle scarpe, di come la vettura appoggia per terra, no? Quindi abbiamo scelto in collaborazione con Michelin dei pneumatici idonei alle performance di questa vettura, messi in un cerchio da 20 pollici, cerchio da 20 pollici che viene fissato al mozzo con una soluzione di nuovo che ci ricorda la Formula 1, con un monodado. Siamo l'unica sedan al mondo a utilizzare questa soluzione. Potete vedere come dagli anni 60 il cerchio si trasforma e arriva ai giorni nostri. A sinistra il cerchio che potete vedere in un mostro sacro che è qua dentro, che è la 33 stradale, e piano piano, generazione dopo generazione, questi fori diventano sempre più grandi perché, come voi ben sapete, i freni, i dischi hanno sempre bisogno di più aria, e questo è il risultato che abbiamo oggi. Nelle immagini sotto potete vedere il cerchio che oggi viene alloggiato sulla GTA e sulla GTM. Non è semplicemente tecnologia, ma è la ricerca disperata di togliere grammi da ogni pezzo della vettura.